Bentrovati, Digital Edition 2020 per Sharper L'Aquila. Questo è l'evento in diretta dagli studi di LacuTV Abruzzo, appunto dall'Aquila, sulle pagine social sia di LacuTV che di Sharper Digital Edition. E abbiamo iniziato con la musica meravigliosa, devo dire, molto suggestiva, della banda del Luco. Ve li presento subito, sono Fabrizio Sartini, grazie. Lucas Gamas dall'altra parte e al centro Fabio Fedra. La banda del Luco nasce nel 2013, esatto. Però vi faccio subito la prima domanda: perché Luco Lele e perché la banda del Luco? Allora, la banda del Luco diciamo aiuta il fatto che usiamo gli ukulele, quindi la banda dell'ukulele, mentre il perché lo lascerei a Fabio, perché è stato Fabio Fedra l'ideatore di tutto questo. Ma ci piaceva uno strumentino piccolo, un po' facilmente da trasportare. Ci siamo comprati gli scooter, sì. Quindi e poi siamo un po' pigri, per cui pochi pesi da portare, insomma, ecco, così nasce un po' così. Li riascolteremo nel corso di questo incontro dal titolo molto evocativo L'universo in una stanza, racconto in musica, perché Sharper, lo sappiamo, nelle edizioni, in tutte le edizioni che abbiamo sempre seguito anche con la nostra emittente, è la notte dei ricercatori, in questo caso la Digital Edition dei ricercatori, edizione digitale dei ricercatori, è organizzato dall'Istituto di Fisica Nucleare e dal Gran Sasso Science Institute, e con noi oggi per parlare di universo in musica, ma per parlare, professore, dell'universo, no? Cioè per raccontare quelle che sono gli interrogativi dell'uomo qualunque, dell'uomo della strada, secondo me, che non è una cosa semplice. Abbiamo con noi Fernando Ferroni, professore al Gran Sasso Science Institute di Fisica, e dal 2011 al 2019 è stato anche presidente dell'INFN, ma mi piace molto questa frase della sua bio: professore maestro di fisica delle particelle, protagonista di esperimenti di frontiera, dalla ricerca della misteriosa materia oscura allo studio delle proprietà dei neutrini coinvolti nei processi di fusione delle stelle e negli avvenimenti cosmici più impressionanti. Questa impressione, insomma, come dire, ci lascia sempre un po', a noi che non siamo fisici o che non diciamo viaggiamo tutti i giorni in questo mondo, proprio queste parole ci lasciano un po' distanti. Invece quanto è difficile raccontare queste cose? No, raccontarle o farle? No, perché c'è una certa differenza. Parliamo del raccontare. No, raccontarle secondo me nasce dal fatto che tu fai delle cose che ti piacciono molto, fai delle cose dalle quali trai grandi soddisfazioni, e siccome, questo secondo me è estremamente importante, siccome per perseguire questa, come dire, perseguire virtù e conoscenza usi i soldi, diciamo, del contribuente, io credo che sia, diciamo, in qualche modo doveroso cercare di spiegare e possibilmente anche affascinare la gente normale, quelli che non fanno, esatto, fisica, e per far capire perché, quindi, diciamo, cosa fa un fisico, cosa fa un fisico, perché fa queste cose, ed eventualmente, possibilmente, anche quale beneficio ha portato, diciamo, ecco, tutto questo lavoro alla società, a ognuno di noi, perché poi ricade anche su di me. Che poi lei si occupa di fisica nucleare, professore, quindi, cioè? Cioè che, no, voglio dire, dentro di noi, cioè qui, no, eccomi, io sono qua, poi noi siamo fatti di, voi pensate, di cellule, però insomma poi dopo le cellule, dentro le cellule, come sono fatte le cellule, ci saranno le molecole, ma quella è chimica, noi non ce ne occupiamo di questa cosa, e poi però diciamo le molecole sono fatte di atomi, ma qui entriamo nella fisica però, e l'atomo al centro di questo piccolo sistema solare, molto piccolo, c'è il nucleo, e noi studiamo il nucleo, è quello che c'è dentro, perché poi questa è come le matriosche, no? dentro il nucleo ci stanno i protoni e i neutroni, però dentro i protoni e i neutroni ci stanno i quark, insomma. Volete sapere tutta la storia? Magari. Beh, ci vorrebbe magari non soltanto l'ora che abbiamo a disposizione. La storia, appunto, la storia è,
è il capire come tutto questo è cominciato, perché uno, esatto, la domanda che viene dopo, diciamo sì, vabbè, ho capito, diciamo ci stanno i protoni, come fate? Notate bene la perversione del ragionamento, no? Cioè c'è la molecola, poi c'è l'atomo, poi c'è il nucleo, e poi c'è il quark, ma chi l'ha comandato i quark, scusate? No? Questo alla fine è la grande domanda, credo che sia quella che è alla base di questa curiosità insaziabile che spinge, diciamo, una serie di pazzi furibondi a fare questo tipo questo di lavoro. Quanta soddisfazione le dà però, professore, parlare di queste cose alle persone e poi capire che le persone recepiscono, si appassionano, perché il fascino di questi argomenti è indubbio per chiunque, no? Perché quando guardiamo l'universo tutti restiamo a bocca aperta, quando ci mettiamo col naso lì su verso un cielo stellato. Questo aiuta perché ovviamente, diciamo, il cielo trapuntato di stelle è ovviamente qualche cosa a cui l'uomo ha guardato da quando ha avuto, diciamo, probabilmente quella capacità di cercare di interpretare quello che vedeva, diciamo, indipendentemente poi se fossero stelle o altre cose. Io penso che ci siano due livelli di questa comunicazione, cioè uno è la soddisfazione personale del raccontare, perché a te tu sei rimasto emozionato, è la tua vita, diciamo, no? È la tua vita non banale in un certo senso, nel senso che ci hai speso tutto quello che sapevi fare, e però a un certo punto, ripeto, c'è una parte che è veramente il dovere, perché il livello culturale, diciamo, di una società che tra l'altro si avvia a essere, come si dice, tecnologicamente dominata, va bene? Uh-huh. È quello di cercare, questo non vale solo per la fisica però, faccio per le scienze, diciamo, in generale. E io credo che questa sia una necessità, perché se non vogliamo essere un giorno dominati dalla tecnologia, dominati nel senso che tutto ci verrà imposto, no? Cioè, certo, intelligenza artificiale, i robot, alla fine sembrerebbe che noi non abbiamo più la capacità di reagire rispetto a questo, o sappiamo, o prendiamo coscienza, o abbiamo gli strumenti di comprensione, oppure il fato, diciamo, è quello di essere dominati. Che poi è quello che muove Sharper ogni anno, il filo conduttore è proprio questo. E allora abbiamo parlato di occhi verso il cielo, rivolti verso i nostri cieli stellati. Io passerei la palla a questo punto ai nostri musicisti, alla banda del Luco, perché abbiamo un pezzone proprio in questo. Un pezzone. Scaletta in cui il primo brano era un brano sulla felicità. Scusi, anche
anche lei, perché ha introdotto questo brano? No, no, occhi al cielo, ha detto. Ho capito, ma questa è una scaletta diversa da quella che c'ho, io l'avevo preparata un'altra cosa. Come facciamo adesso? Mica possiamo cambiare le canzoni. Come facciamo, ragazzi? Secondo me bisognerà, che lo so, farne un po' e un po'. I am the eye in the sky, looking at you. La nostra canzone d'amore che va. I am the eye in the sky, looking at you. Un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di eye in the sky. Molto meglio. Ragazzi, un mashup degno della miglior edizione di X Factor. Per me è un sì fantastico, vero professore? Fantastici. Allora, Alan Parsons Project e Albano e Romina. Nascono insieme. Sono amici. Sono amici. Alan e Al sono amici. Giustamente. Giustamente. Perché professore, poi in effetti guardare il cielo è da tanta felicità, quindi ci sta tutto. Però dillo ai dinosauri quando hanno visto che venivano che venivano giù, è vero. Una felicità, guarda. Però chi l'ha disegnato questa cosa fantastica? Ah, bella domanda. Allora, se sapessi la risposta a questa domanda, probabilmente avremmo finito il mio, diciamo, mi toglierebbero lo stipendio perché diventerei inutile automaticamente. A tutti i fisici, probabilmente. A tutti i fisici, perché avremmo spiegato, diciamo, l'origine dell'universo. Allora, premessa, io faccio il fisico sperimentale, quindi interpreto fenomeni, cerco di far esperimenti e poi capire, diciamo, da questo esperimento cosa se ne può trarre più in generale. Allora, l'universo è un caso particolare, tra l'altro, perché mentre se tu stai in un laboratorio diciamo, e puoi ripetere l'esperimento tantissime volte, no? E lo puoi dire a un amico tuo che sta in Giappone, certo, rifammi questo esperimento e guarda se c'avevo ragione o c'avevo torto. L'universo è uno, cioè non ci stanno, almeno per quanto ne so, non ci sono altri universi accessibili a noi per poter eventualmente confrontare i risultati. Quindi, dov'è il primo problema? Il primo problema è che noi cerchiamo di interpretare i messaggi che ci vengono dall'universo. L'universo ce ne manda tantissimi, no? Cioè c'è la luce, ci sono i neutrini, sì, ci sono le onde gravitazionali, ci sono tutto quello che vi pare. Però c'è una specie di muro, no? Cioè, c'è il muro di fuoco. 380.000 anni, prima di 380.000 anni, dall'inizio dell'universo, da quello che chiamiamo inizio dell'universo, qualunque cosa questa frase voglia dire, forse non vuol dire niente, prima nessun messaggio, diciamo, che noi possiamo interpretare ci è arrivato dall'universo. Quindi è frutto del caso? No, state calmi, no. Boni. Non ci è arrivato nessun messaggio, vuol dire che la luce, che è la cosa più semplice, no? Quella che poi oggi lo chiamiamo il fondo a microonde dell'universo, cioè quella luce caldissima di che a quel tempo era una temperatura di migliaia di gradi, va bene, che ha cominciato a viaggiare perché si sono formati gli atomi. Prima no, prima c'era il plasma, dentro il plasma sta tutto intrappolato dentro, la luce non esce, quindi non arrivano messaggi da questa fase prima. Dopo 380.000 anni si sono formati gli atomi, quindi gli atomi sono contenti, fanno passare la luce perché loro vivono in pace e sono abbastanza separati. Questa luce, che oggi sta a una temperatura fantasticamente bassa, di qualche grado Kelvin, quindi perché si è affaticata viaggiando, diciamo, si è raffreddata espandendosi, ma questo lo fa qualsiasi cosa che si espande e raffredda tutto. E noi sappiamo interpretare questa cosa, quindi noi abbiamo una foto, abbiamo il selfie dell'universo, fatto 380.000 anni dopo l'inizio. In questo selfie ci stanno delle cose fantastiche, perché ci sono per esempio delle voi avete una mappa di temperatura, uh-huh, fondamentalmente, avete un termometro che punta da tutte le parti. Allora, cosa aspetta uno? Si aspetta un telo, diciamo, che c'ha tutto la stessa temperatura. Allora, su quel telo ci sono delle macchioline di temperatura che sono diverse da quella media, uh-huh, diciamo, di una parte su 100.000, va bene? Deviazioni ridicole da un certo punto di vista. Quelle macchioline indicano quelle piccole cambiamenti di densità locale dell'universo che poi hanno generato le galassie,
Dentro le galassie ci stanno le stelle, intorno alle stelle ci stanno i pianeti, sui pianeti forse si sviluppa la vita. E poi quindi siamo il frutto siamo di chissà una... lei, gli Uku, il frutto di una combinazione di numeri sostanzialmente. Di... A un certo punto sì, va bene, le condizioni perché noi, perché l'universo si possa essere formato, va bene, nel modo in cui noi lo vediamo, è abbastanza determinato, va bene, cioè da quanto... Perché poi prima di 380.000 anni noi facciamo delle ipotesi, non siamo diciamo, cioè abbiamo delle cose, cioè l'universo è fatto di idrogeno con un po' d'elio. Come si è fatto questa cosa? Questo diciamo, si capisce perché la formazione che dovrebbe essere avvenuta nei primi 3 minuti di vita dell'universo, queste quantità, questo rapporto giusto di idrogeno con elio. Però poi l'idrogeno e l'elio sono quelli che accendono le stelle, senza quello... l'universo per me inutile, certo, poi diciamo i suoi grandi e più larghi scopi non li so, però diciamo per me servivano quindi, che si accendessero le stelle, va bene? Quindi anche casuale, cioè una serie di combinazioni di numeri, ma anche una guarda, botta di fortuna. Ripeto, se sapessi la risposta a questa domanda, il mio mestiere sarebbe finito. Va bene, tu puoi scegliere queste due ipotesi. Una è che una serie di numeri, va bene? Siano tali per cui l'universo si è sviluppato così come io lo vedo, e io lo vedo perché ci sono, nota bene, perché se non c'ero non lo sapevo, oppure che c'è una legge che ha forzato, diciamo, questi numeri in un certo senso, c'è una legge più alta, va bene? Una sì. Formula, se vuoi, che ha detto che i numeri non potevano essere che questi. E beh, questo è un bivio, però diciamo che sta al limite della filosofia, e comunque per me in questo momento è un bivio inconoscibile, va bene? Nel senso che non ho nessun elemento, diciamo, per capire. La storia quindi qual è dell'universo? Dunque, allora, inizia in qualche modo, va bene? Qual è l'ipotesi più accreditata? Esiste il vuoto, e tu dirai, vabbè, basta, stai a raccontare la favola, dal vuoto è vuoto. Il vuoto? No, però... Non è materia? Il vuoto è vuoto, non pesa, queste cose qui. Però c'è la meccanica quantistica, e la meccanica quantistica dice che il vuoto non esiste fondamentalmente, cioè che nel vuoto ci sono dei processi che creano continuamente... particelle, campi, quello che ti pare, tutte queste cose semplici, no? Le quali non vivono abbastanza tempo per produrre qualche cosa, perché si rincontrano e si riannichilano, come si dice, spariscono. Però il vuoto sembra essere una cosa che bolle fondamentalmente, va bene? Una cosa che bolle. Allora, una delle ipotesi possibili è che una delle bolle, va bene? Che bolliva, va bene? Nel vuoto abbia subito sotto l'influsso di un campo che non conosciamo, che chiamiamo inflatone, pensa un po', cioè, no, ma inflatone lo capisci perché, no? Il palloncino, pum! Questa cosa Big Bang. Per esempio, questa cosa si è espansa in qualche maniera a noi totalmente incomprensibile, in questa cosa c'era contenuto l'informazione del tempo e dello spazio, che prima era del tutto irrilevante, perché è una cosa che non ha continuità, va bene, non ha bisogno di tempo e spazio. In questa cosa c'è c'è contenuto il tempo e lo spazio, e attraverso una serie di processi, nota bene che per un tempo ridicolo, va bene, per un tempo che è un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo, vabbè, mi sono stufato di quanti miliardesimi, va bene, questa cosa ha agito questo campo, questa cosa che soffiava dentro, che si è espanso fino a dimensioni, diciamo, umane, se vuoi, una palla, una mela, un pallone, eccetera, eccetera. Però nota bene, da quel momento in poi, se è andata così, da quel momento in poi, con le leggi della fisica che oggi io conosco, attraverso l'osservazione, l'esperienza, eccetera, eccetera, io da quel momento so descrivere tutta l'evoluzione dell'universo. Ci sono le tracce. Non io, non so descrivere me stesso. Ma però so ci sono delle tracce, quindi? Le tracce te l'ho detto, è la luce che viene dopo 380.000 anni, l'abbondanza relativa di idrogeno ed elio che c'è nell'universo, va bene? E queste appunto queste piccoli punticini che hanno coso,
Ovviamente mi servono ipotesi addizionali, va bene? Di cose che non ho visto, ma forse ne parleremo durante questa chiacchierata, va bene? Perché con tutte e sole le cose che io ho osservato, misurato su questa terra, l'universo così com'è non mi viene, va bene? E non mi vengo neanche io, che è gravissimo, cioè, ci pensate. Quindi no, serve qualcos'altro, però insomma un po' di ipotesi uno ce le mette dentro. Professore, un'altra domanda su cui fantastichiamo noi esseri umani normali, diciamo, che non abbiamo dimestichezza con questi argomenti, è i confini dell'universo, cioè quanto è grande, ci sono, insomma, è un'altra cosa che è un grandissimo interrogativo e un mistero che rende ancora più... Sì. La domanda è pertinente, come dire, è una curiosità del tutto legittima. Ai nostri fini, diciamo, ai fini della nostra esistenza è abbastanza irrilevante che l'universo sia infinito o sia finito, diciamo, nel senso che comunque noi osserviamo fenomeni, perché l'universo si sta espandendo, questo è ormai un concetto abbastanza maturo dentro anche la coscienza di tutti noi, dell'umanità. L'universo si espande e siccome si espande la luce che comincia da un certo punto, va bene, viene trascinata all'indietro dall'universo che si espande in un certo senso, quindi c'è una parte di universo la cui luce non arriverà mai da noi, va bene, questo si sa. È passato, cioè la vita dell'universo ha 13 miliardi e qualche centinaio di milioni di anni, va bene? Però diciamo da quel momento l'universo si è espanso continuamente, quindi c'è una parte dell'universo che noi non vediamo e non vedremo mai. E che non conosciamo. E beh, che non conosciamo, certo, quello che non vediamo sarà difficile conoscere. Esatto. Di nuovo, ipotesi, sarà tutto uguale, va bene, no? Siccome è nato da quella fotografia, sarà tutto uguale, però poi garanzia di questo non ce n'è, va bene? Allora, ripeto, però c'è un fatto che è più importante di questo, perché il concetto stesso di spazio e di tempo, va bene? Sta dentro la struttura dell'universo, nel senso che chiedere, tu potresti chiedere, ma che c'è al di là, va bene? No, non c'è, perché il concetto di spazio e tempo è chiuso dentro l'universo, va bene? Professore, ma oggi... In un posto dove non c'è lo spazio e il tempo, è inutile farsi una domanda, non c'è. Ma oggi dell'universo che noi studiamo, guardiamo, quanto conosciamo realmente? Di quella parte di universo che... Ma le galassie le vediamo ormai, i nostri strumenti sono sempre migliorati, voglio dire, però i telescopi in tutte le lunghezze d'onda, diciamo, perché poi non guardiamo solo la luce, guardiamo le onde radio, guardiamo le microonde, guardiamo i fotoni di alta energia, diciamo, tutto quello che noi vediamo è compatibile con un universo molto, molto violento, cioè non è un oggettino, perché succedono nell'universo catastrofi di proporzioni sconfinate, però insomma non c'è nulla che fino a qui ha in qualche modo turbato le nostre coscienze. Se volete, qual è l'estremo del turbamento delle nostre coscienze? Il buco nero. Il buco nero. Il buco nero. Però, e ne parleremo. Allora facciamo i buchi neri con Luku. Esatto, no, più che altro appunto la pausa musicale adesso ci sta tutta, che ci cantate, che ci suonate adesso. No, volevamo cercare di riassumere un po' quello che ha detto il professore. Esatto. Ha detto cose anche giuste. Anche giuste. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto. Per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Dai diamanti non nasce niente, dai neutroni nascono i fiori. Per fare il fiore ci vuole il petalo, la corolla, la stimma, l'antera, stami, penduccolo, sepalo, pistillo, vario. Per fare il fiore affinché cresca ci vuole il sole, ci vuole l'acqua. Per fare l'acqua ci vuole l'ossigeno legato a
sia stato un brutto screzio tra i nietroni e questo prozio che a quanto si dice in giro ha un nucleo stabile, ma se è gira il chiccherone è così intrattabile che a una certa i neutroni gli hanno detto caratteraccio. E che poi la fisica si può raccontare anche in musica, l'avete raccontata benissimo, a questo punto lascio a voi la parola e le domande al professor Ferroni. Allora, che sappiamo tutto sull'atomo è stato ampiamente dimostrato, no? Cioè, bandiera bianca per fare un albero insieme? Voglio dire, no? Abbiamo un po' scoperto noi, no? Sì, si può dire così. Allora, la domanda che vogliamo fare è questa, cioè dell'atomo abbiamo capito tutto, non abbiamo capito in realtà come nasce il primo atomo. Poi lei che è un fisico nucleare, anche se con tutto il rispetto non mi sembra che abbia questo fisico proprio. Bravo, nucleare. Nucleare. Però bravo. Comunque al di là di questo, con tutto il rispetto sempre, lei che è fisico nucleare, il nucleo atomico che cos'è? Questo un po' ci sfugge. Allora, il primo atomo non è che nasce da solo, nasce in compagnia di tanti altri atomi, c'è un plasma, c'è una regione che è tutto l'universo fondamentalmente, che è pieno di protoni, che è pieno di neutroni e pieno di elettroni, ma che stanno lì, ruotano vorticosamente, un caldo tremendo, quindi diciamo si urtano, assemblati. No, si urtano ma non riescono ad assemblarsi, sì, no? Periodo... Perché no, il protone è positivo, l'elettrone è negativo, è positivo, quindi, ecco. Quindi no, positivo, però è positivo, va di retro protone. Però sta aspettando la risposta del tampone. Esatto. Però sta aspettando da parecchio. Esatto. Sta aspettando da parecchio. Allora, diciamo, se questi si urtano continuamente, è inutile che uno sia positivo, uno sia negativo, uno sia neutro, questi sbattono uno contro l'altro e se ne vanno da un'altra parte, è una cosa densa, calda, diciamo, appunto la luce non riesce manco a uscire da questo brodo, va bene, da questa zuppa. Però a un certo punto, siccome cresce, la temperatura si abbassa, va bene? Quindi succede che un protone che sta lì, diciamo, muovendosi ormai abbastanza lentamente, gli passa vicino un elettrone e quello gli comincia a girare intorno. Oh, questo notate bene, non è un meccanismo assurdo, perché come dire, la Terra gira intorno al Sole, quindi a un certo punto avrà cominciato a girare intorno al Sole, si è formata con la velocità giusta perché girasse intorno al Sole, no? Questo è abbastanza, lì è una forza elettromagnetica, qui è quella che una volta era la gravità, poi Einstein ha detto che non era manco quello, ma non è grave, e quindi si è formato l'atomo, va bene? Allora, quegli oggetti, va bene, sono elettricamente neutri, perché c'è il protone, c'è l'elettrone, quindi carica zero. Quindi questo oggetto non può più fare tutto questo produzione, no, diciamo, di calore, di cosa, che non può mantenere quel plasma, va bene? Quindi sostanzialmente si disaccoppia, no? Cioè la luce comincia a camminare per i fatti suoi nell'universo in tutte le direzioni e questi atomi stanno lì, va bene? Adesso, quanti atomi, qualche volta c'entra anche il neutrone in questo gioco, va bene? E allora, diciamo, c'è un processo per cui non solo lì si forma l'idrogeno, perché quello è idrogeno, il protone con l'elettrone è idrogeno, però dopo, anche voi avete citato, poi si forma il deuterio, no? Poi si forma l'elio, il deuterio non gliela fa. Va bene, il deuterio poi scompare perché comunque lui è debole, quindi basta un urto piccolino, lui si sfascia subito. L'elio invece è bello robusto
altro non si riesce a creare, notate bene, sì, forse un po' di litio, però siamo proprio ai margini della creazione, come si dice, e quindi diventa questo universo trasparente fatto di idrogeno e elio. Questi due sono i nuclei, diciamo, più leggeri che ci siano, va bene? Adesso il problema è che io non sono fatto di, manco tu, non sei fatto di idrogeno e di elio, va bene? Anzi, di elio proprio niente, di idrogeno ce l'hai tanto, perché ma si vede che non è fatto di idrogeno, c'è tanto, sì, l'acqua, eccetera, eccetera. Quindi, se vuoi, la domanda che ti puoi porre è: ma siccome io sono fatto di carbonio, di fosforo, di magnesio e di non so quante altre percentuali componenti, ma quelli chi l'ha fatti? E quelli l'hanno fatti le stelle. Quindi è un processo molto lontano, diciamo, nel tempo. Tu c'hai idrogeno ed elio, questi oggetti devono cominciare a fare le nubi, no? la nube di idrogeno, la nube di elio. La gravità comincia piano piano ad addensare, no, queste nubi, perché ci sono quei semi, no? Non bastano, quei semi sono il segno di una cosa che si chiama materia oscura, che magari forse affronteremo. Comunque, sotto l'effetto di questa forza oscura, va bene, questa roba si addensa, a un certo punto supera la densità critica, per cui si accende, va bene? Si accende e fa una stella, che infatti è fatta di idrogeno, tipicamente, che poi diventa magari un po' d'elio. Insomma. E la stella, mano a mano, nei centinaia di milioni, nei miliardi di anni, si evolve, comincia a fare elementi più pesanti. Grande scoperta fatta ai laboratori qui vicino del fatto del ciclo carbonio, azoto, ossigeno, sì, delle stelle, una scoperta fondamentale. Insomma, i materiali più pesanti, fino al ferro, si riescono a fare nelle stelle, poi le stelle muoiono. Se le muoiono con questa grande implosione, non esplosione, che poi rimbalza e butta tutto quanto in giro per l'universo. E quindi siamo figli delle stelle, come diceva uno famosissimo. Questo siamo sempre stati figli delle stelle. Siamo sempre stati figli, ecco, delle stelle. Ecco perché si dice siamo figli delle stelle. Esatto. Ma proprio figli delle stelle. Professore, lei ha parlato di gravità, ma quando è nata e come si comporta la gravità nelle prime fasi dell'universo? Adesso faccio come uno spoiler, la gravità non esiste. No. Questa no. Centro di gravità permanente, niente da fare. Beh, però cerco un centro di gravità permanente. L'ho trovato, evidentemente. Allora, la gravità, va bene, che l'umanità ha, di cui ha grande esperienza, va bene, perché quando uno casca per terra, diciamo, e batte il coccige, diciamo, la gravità, diciamo, ha avuto un suo ruolo, no? Ma si sente. E quindi, diciamo, la gravità è stato detto perché il Sole in qualche modo tiene a laccio, va bene, i pianeti che gli girano intorno, perché c'è questa forza, diciamo, che è attrattiva e che è compensata dal fatto che quello gira velocemente, quindi lui se ne vorrebbe andare, equazioncina da liceo, va bene, e stanno in equilibrio. In realtà Albert Einstein ha suggerito un'altra cosa. Ha suggerito che non è una forza veramente esistente la gravità. Non è che il Sole manda un messaggio alla Terra dicendo sei mia prigioniera, e la Terra risponde mi arrendo, va bene? E continuamente però lo deve fare, perché qua continua a star girando. No, non è così, è che il tessuto dello spazio-tempo, va bene? Immaginate un telo elastico, va bene? Il tessuto dello spazio-tempo viene deformato dalla massa, dalle masse presenti, va bene? No? Quindi il Sole si appoggia, diciamo, su questo telo, e che fa il telo? Si affonda un po'. Allora, guardate, mi pare una cosa banale. Tirate una pallina, va bene? Tirate una pallina, che sarebbe la Terra, verso, con la velocità giusta, verso quell'affossamento, e la pallina comincia a girare. Sì. Poi, se ci fosse attrito, ci cascherebbe dentro, ma siccome nello spazio sta un protone per metro cubo, quindi insomma non gli fa un granché, diciamo, la Terra che gira, va bene? Quella pallina continua a girare. Questo è il miracolo, diciamo, della relatività generale di Einstein. La spiegazione è che è così perché lo spazio-tempo è un telo che viene incurvato, quadridimensionale, vabbè, lasciamo perdere, diciamo, che viene incurvato dalla presenza delle masse, dalle masse e dall'energia, va bene? E questo dice un'altra cosa. Infatti Einstein fu celebrato perché l'esperimento famoso era quello dell'eclisse, no? Uh-huh. Cioè, che sì, quello prese la foto del cielo
dove stavano le stelle, poi ha fatto una foto del cielo quando c'era l'eclisse e si è accorto che le stelle si erano spostate sulla linea di vista, e si erano spostate perché la luce, i fotoni passando vicino al sole deviavano, va bene, perché gli fa girare pure a loro poco, perché quelli vanno alla velocità della luce, quindi no, girare poco, e quello, diciamo, quello è stato il trionfo del fatto che della curvatura sostanzialmente imposta dallo spazio-tempo è dovuta alle masse e all'energia. Il suo estremo è il buco nero. Professore, materia oscura, ecco, l'abbiamo appunto evocata in questa prima parte della nostra, del nostro ragionamento appunto sull'universo. C'è ma non c'è, c'è ma non c'è, sembra quasi un ossimoro, no? No, c'è ma non c'è. Intanto, siccome è oscura, allora, oscuro, come sapete, diciamo, in italiano ha un paio di significati, va bene? E si applicano tutti e due al certo caso della materia oscura. Allora, non sappiamo cos'è. Prima affermazione, non sappiamo assolutamente cos'è. Sappiamo che ci dovrebbe essere, va bene, con una ragionevole certezza, perché ci sono dei fenomeni, va bene, fenomeni osservabili direttamente, tipo la velocità di rotazione delle stelle intorno al centro della galassia, va bene, che non diminuisce andando più lontano, mentre con i pianeti girano sempre più piano andando più lontano. Quindi come se il centro della galassia non avesse lo stesso potere attrattivo, tra virgolette, no? Il buco che fa quello non funziona nello stesso modo di come funziona il Sole per i pianeti. C'è il fatto che qualche volta guardando nel cielo vediamo la stessa galassia messa in posti differenti, che vuol dire che è un effetto sostanzialmente che tra noi e la galassia c'è qualche cosa che non vediamo, che però devia la luce, va bene? Allora se la devia è chiaro che tirando indietro la devia e te la fa vedere venire da altri posti. Però c'è, secondo me, ancora più forte di questo, c'è la simulazione. Noi ormai abbiamo computer abbastanza potenti, come si dice, ma ne sappiamo scrivere dei programmi abbastanza dettagliati. Se tu prendi quei puntini del fondo a microonde, va bene, quelle piccole imperfezioni del tessuto, e tu vuoi che quelle diventino delle galassie, va bene, cioè un addensamento di materia, ci devi mettere qualcosa che è più della materia che noi vediamo. No, se tu prendi tutte le stelle, che adesso fai la somma di tutte le stelle che abbiamo, tutti i pianeti che abbiamo, tutte le gas interstellari che abbiamo, mettici tutto quello che vuoi, tutto quello che vediamo, che possiamo vedere, non è abbastanza per aver fatto addensare quelle nubi, se vuoi, di idrogeno e trasformarle in galassie. Domanda da 100 milioni: cosa potrebbe riservarci la scoperta della materia oscura? Un premio Nobel. E quello non sarebbe male, professore. Vabbè, no, per carità, non è questo il problema. Allora, la materia oscura appartiene a quel grande filone, a me, che la ricerca persegue come scopo, cioè, non è, 50 anni fa c'erano i buchi neri, a me, poi diciamo adesso cercate i buchi neri e poi alla fine sono stati trovati i buchi neri. E la materia oscura forse è un elemento ancora più fondamentale, ovviamente, nella vita dell'universo, di quanto non siano i buchi neri, che tutto sommato si spiegano abbastanza facilmente, ragionevolmente. Diciamo, la cosa che ci può riservare la eventuale scoperta della materia oscura sono due. Uno, che ci siamo tolti, diciamo, un altro peso su come l'universo funziona, e non mi pare poco. Due, che per scoprire la materia oscura avremmo dovuto sviluppare tanta, ma tanta di quella tecnologia e tanta di quell'intelligenza, che qualcosa di buono, diciamo, vedrete che vi capiterà, insomma, anche quello che facciamo qui ai laboratori. Potrebbe spiegare qualcosa che non sappiamo, potrebbe influire sulla nostra vita anche quotidiana? No, io penso che la materia oscura, diciamo, se c'è, già influisce sulla mia vita quotidiana, nel senso che dovrei essere pervaso e invaso, diciamo, di materia oscura, e cioè magari mi ha reso più cretino, però questo, diciamo, non saprei quantificare questa affermazione. No, io penso che non difficilmente ci saranno i telefoni a materia oscura, bene. No. Certo. Penso, ripeto, che c'ha questi due aspetti, un aspetto di fisica fondamentale, di quella, diciamo, di togliersi veramente questa curiosità di come funziona l'universo, perché poi sarebbe bene sapere, insomma, il mondo in cui ti hanno messo, diciamo, come funziona. E l'altra, ripeto, che siccome è un oggetto difficilissimo, che non si sa che cosa è, quindi bisogna cercarlo su un largo spettro di ipotesi, devi sviluppare un sacco di tecnologia
per provare a andare sempre un pochino più in là sulla comprensione di questa cosa. Allora, banda degli Yuko. Beh, no, non resta che dire no, vedremo. Vedrai. Sì, sì, vedrai. Chi vivrà, vedrà. Vedrai, vedrai. Chi vivrà, vedrà. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma vedrai che cambierà. Vedrai, vedrai. Non son finito, sai. Non so dirti come, quando, ma vedrai che cambierà. Ma cambierà che? Storm on my pain with this finger. Che c'entra? Singing my life with this word. Ma hai cambiato, ma non no cambierai canzone. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Allora hai cambiato. Io non posso stare fermo. Che c'entra? Sì, gli stessi accordi, però non era. Con le mani nelle mani. Ma non era quel concetto di cambiamento, però, capito? Tante cose devo fare. Ma stavamo su una cosa più. Cambio canzone senza cambiare accordi. Una cosa più intensa, una cosa che viene più dal cuore, capito? Vai su. Magari ti chiamerò. No. Rottolino amoroso. Ma qualcosa più. Il tuo nome sarà. No. Il nome di ogni città. Qualcosa di profondo, qualcosa che viene dall'anima. Mi capito? Capito? Cosa dall'anima, qualcosa che. Anima mia. No, ma ragazzi. No. A casa tua. Ho capito, gli stessi accordi, ora ti aspetterò. Guardate che stamattina siete proprio incredibili. Dove si odiare questo? Mi state aggredendo, ma guardate che io sopravviverò. Io I'm so afraid, I'm a sacrifice. Keep thinking I can never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking. Facciamone una. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Anche oggi so che devo fare prima. Non si capisce niente però così. Facciamone una che sia una. Io non posso, facciamo questa, stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose so che devo fare prima che. Beh, quale facciamo? Vedrai to the moon. Let me play among the stars. Let me see what a spring is like. On a journey. Praticamente la storia della musica recente con questo brano, ma esatto, avete mai pensato di comporre un brano, per esempio, con gli alieni? Bella domanda questa. In realtà sì, ci era venuto in mente questa cosa proprio perché siamo tutti figli delle stelle. Secondo lei, professore, se noi facessimo questa jam session con un alieno, magari facendo, che ne so, le cover di Alien Sorrenti, per esempio, no? Una cosa del genere. Ma come potrebbe essere Parsons, secondo lei? O Alien Parsons anche. Non male. Alien Parsons. Guarda, di alieni, cioè, intanto di alieni ce ne abbiamo già tanti sulla Terra, bene. Sia sotto forma di nostri simili, sia sotto la forma di quel simpatico virus, diciamo, che esatto. Ci sta rovinando la vita, se non è alieno quello, insomma, vabbè. No, dicevo, voi volete sapere se potrete mai comporre una musica insieme a qualcuno che è figlio di una civiltà aliena. Guarda, questa domanda è interessante, è fondamentale, però ho l'impressione come se, diciamo, a meno di eventi a me in questo momento non riesco proprio a immaginare,
che in qualche modo dubito che noi siamo l'unico prodotto possibile della vita nell'universo, questo ne dubito fortemente. Meno male, professore. E poi non siamo soli, proprio soli. E però, diciamo, le distanze che ci sono tra le stelle, la nostra capacità di viaggiare e quel limite che ci ha dato sempre Albert Einstein, tutto. Quei 300.000 km al secondo, sono un problema serio. Perché la stella più lontana, andando a 300.000 km al secondo, ci vogliono 4 anni per andarci, va bene? La stella più vicina, scusate. Ma magari la stella più vicina non c'è niente di interessante, tra l'altro. Ma la vera disgrazia è che per andare a 300.000 km al secondo devi portarti appresso, diciamo, tutta la benzina, come si dice, per andarci, va bene? E siccome per adesso noi andiamo a 28, vi comunico che quelli girano intorno a me, vanno a 28.000 km all'ora. Va bene, mi sa che c'è un problema. Consolante, però, che non siamo soli. C'è veramente un problema. C'è un problema. Può darsi che dei segnali, diciamo, che quelli, sì, la luce cammina a 300.000 km al secondo, può darsi che un giorno la Terra. Però ci sono delle ipotesi più tremende. Professore, comunque. Ci stiamo avvicinando al termine. Fatela dire, c'è un'ipotesi più tremenda. Che siccome noi, per sopravvivere e per svilupparci, ci stiamo mangiando, sbranando questo pianeta. Esatto, ci stiamo autodistruggendo. In ogni modo possibile e immaginabile. C'è un'ipotesi, diciamo, che questo succederà dovunque, perché sei costretto, diciamo, a sbranarti quello che c'hai per mangiare, e che una civiltà non è che dura poi così tanto. Ci avviciniamo alla fine di questo nostro bellissimo e interessantissimo incontro, professore, che non siamo soli, è già una notizia che ci fa affrontare meglio la giornata. Esatto. Che fine farà l'universo? Ma soprattutto, brutta. C'è un lieto fine, no, secondo lei? No. Adesso ci ha dato una buona notizia. Il lieto fine non c'è, ma il problema è questo. Sei un po' soggettiva, come si dice. Va bene. Il lieto fine per chi è? Per me? Sai che gli frega all'universo, voglio dire, no, che io abbia un lieto fine. No, il problema vero è un altro. Il problema è che, per quanto ne capiamo, va bene, c'è un maledetto parametro, diciamo, dell'universo, delle leggi della fisica, che si chiama entropia, no? che è una cosa che tende sostanzialmente a partire da uno stato qualsiasi ad andare in uno stato uniforme, va bene, in cui non succeda più niente. E l'universo si sta mettendo in queste condizioni proprio perché si sta espandendo, anzi la sua velocità di espansione accelera continuamente, quindi a un certo punto, diciamo, tutto sarà così lontano, tutto sarà così impossibile persino da vedere. Notate bene che a un certo punto dell'universo, noi siamo fortunati, viviamo in un universo e 13 miliardi di anni all'indietro li vediamo, ma a un certo punto dell'espansione, dal tuo punto di vista, tu non vedrai più niente. Grazie professore, grazie, è stato tutto molto interessante, siamo giunti al termine di questo nostro incontro. Io voglio ringraziare il professor Fernando Ferroni, il Gran Sasso Science Institute e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la banda del Luku che concluderà questa bellissima chiacchierata con l'ultimo brano. E soprattutto voglio invitarvi a seguire ancora Sharp 2020, la edizione digitale. Trovate tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni online sul sito di Sharp 2020. E concludiamo con la banda del Luku, Walking on the Moon. E ancora una citazione fantastica. Grazie. Walking on the moon.
Bye.